Il marchio Evercem nasce con Tecnova Group SRL, azienda leader nel settore dei prodotti per l'edilizia ad alto contenuto tecnologico. Il suo successo nasce dall'avere ricercato in tutto il mondo soluzioni efficaci e innovative per l'edilizia moderna e il recupero strutturale. Evercem è una linea completa di protettivi e idrorepellenti, prodotti secondo i più alti standard qualitativi per la protezione, la durevolezza e l'impermeabilizzazione di calcestruzzo, materiali lapidei porosi e legno. Evercem, soluzioni per il calcestruzzo che resistono alla prova del tempo. Tecnova Group propone Evercem in quattro soluzioni principali: DPS, DPS PAV, Top Seal, Everwood. Tecnova Group fornisce inoltre Evercem Flexi, malta cementizia, impermeabile e flessibile. Evercem Rocky, ripristino del calcestruzzo, rapido e resistente. Evercem Easy, ripristino del calcestruzzo, a bassissimo spessore. Evercem Deep Clean 250, detergente basico per il calcestruzzo. Il prodotto numero uno di Evercem è il Deep Penetrating Sealer, altrimenti conosciuto come DPS. DPS è un sigillante a penetrazione unico, a base d'acqua, non tossico e permanente, che protegge completamente e rende idrorepellente sia il calcestruzzo che il cemento asciutto o umido. DPS rende la superficie in calcestruzzo resistente all'acqua, la cura, la indurisce, è un antispolvero e protettivo. In questo modo DPS prolunga la vita delle strutture in calcestruzzo proteggendole da elementi quali la pioggia, i sali, cloruri, oli, acidi, agenti chimici e raggi UV. DPS riduce lo scolorimento e gli attacchi delle muffe nelle strutture in calcestruzzo, agendo nello stesso tempo come un primer per quelle superfici che necessitano di essere dipinte o finite in altro modo. Se usato in combinazione con Evercem Top Seal, DPS dona una lunga durata al calcestruzzo. Ecco qui il parapetto di un'autostrada. Il lato destro è stato trattato con DPS e Top Seal. Notate come ha mantenuto il suo aspetto lucido, mentre l'area non trattata si è scurita a causa della muffa e dell'inquinamento. Come lavora Evercem DPS? Quando il DPS è spruzzato nel calcestruzzo indurito, penetra la sua superficie fino a 4 cm. A quella profondità diviene parte integrante del calcestruzzo, grazie a una reazione chimica con l'idrossido di calcio, il sodio e il potassio, presenti al suo interno, formando dei silicati idrati che hanno proprietà sigillanti e idrorepellenti. In questo modo, DPS abbassa la permeabilità del calcestruzzo e la sua porosità capillare, sigillando in modo permanente il calcestruzzo dall'ingresso dell'umidità, ma permettendo comunque allo stesso di traspirare. La reazione di Evercem DPS ha luogo al di sotto della superficie del calcestruzzo e non ne ha dunque effetti sulle sue caratteristiche naturali o sull'apparenza esterna. Dal momento che DPS impermeabilizza permanentemente il calcestruzzo penetrando in profondità, non saranno necessarie altre applicazioni future del prodotto. È possibile assistere alla reazione chimica tra il DPS e il cemento in un bicchiere. Notate come il cemento si solidifica velocemente, permettendoci di girare il bicchiere entro 10 secondi. Evercem può essere applicato anche sul calcestruzzo umido. Qui stiamo aggiungendo acqua al cemento per simulare l'umidità e aggiungiamo anche il DPS. Di nuovo, sebbene dopo un lasso di tempo più lungo del precedente, la reazione del DPS ha luogo. Adesso compariamo le prestazioni del calcestruzzo trattato con DPS con quelle del calcestruzzo non trattato. Questi due cubi di calcestruzzo sono impregnati con una tintura a base d'acqua e messi a riposare per 24 ore.
Notate che il liquido non è penetrato nel cubo trattato, mentre quello non trattato ha permesso lentamente all'acqua di penetrare per tutto lo spessore del calcestruzzo, macchiando la carta sotto. Come usare Evercem DPS? Evercem DPS può essere applicato sul calcestruzzo fresco, posato da appena 48 ore, anche se per avere le migliori prestazioni si dovrebbero aspettare 7 giorni. Come ogni prodotto Evercem, DPS non dovrebbe mai essere immagazzinato alla luce diretta del sole. Tutti i prodotti Evercem sono dotati di un sigillo di sicurezza. Agitate sempre bene DPS prima dell'uso e poi versatelo con attenzione in una pompa da giardino a bassa pressione o in una pompa meccanica. Assicuratevi che la superficie di calcestruzzo sia pulita e libera da polvere, oli di lavorazione, grasso o altri agenti contaminanti che potrebbero impedire al DPS di penetrare all'interno della superficie. Allo stesso modo, se ci sono crepe di ampiezza superiore agli 0,3 mm o irregolarità sul calcestruzzo, riempitele con un prodotto cementizio come Evercem Easy PMC. Non è necessario riempire le piccole crepe di ampiezza inferiore agli 0,3 mm. Il DPS le sigillerà. Una volta fatte tutte le riparazioni, il vostro muro sarà pronto per la prima applicazione di Evercem DPS. Bagnate la superficie del calcestruzzo. Quando il muro sarà impregnato e asciutto in superficie, iniziate a spruzzare lentamente partendo dal basso. Questo è molto importante, così che ogni deflusso possa finire in una parte che è già stata trattata. Un muro ben trattato dovrà essere completamente bagnato con il DPS e mostrare i riflessi. Di tanto in tanto guardate le aree già trattate e spruzzate nuovamente quelle a rapido assorbimento. Le riconoscerete perché sembreranno delle macchie più chiare sul calcestruzzo. Se incontraste piccole crepe, andate con l'ugello molto vicino al muro e spruzzate il prodotto per tutta la lunghezza della crepa, partendo dal basso, prima di tornare a spruzzare l'intero muro. Una volta coperte le aree desiderate, lasciate asciugare Evercem DPS per 24 ore prima della seconda passata. Per la seconda mano di DPS non è necessario inumidire la superficie. Usate la stessa identica tecnica, senza dimenticare di ripassare sulle aree ad alta assorbenza. Lasciate il muro libero per 7 giorni prima di dipingere o passare ogni tipo di finitura. Potete applicare DPS su soffitti o travi usando uno spruzzatore. Dovrete bagnare di nuovo il calcestruzzo. È una buona idea lavorare con un rullo a portata di mano per poter ripassare sulle aree che gocciolano sulla superficie. Questo minimizzerà gli sprechi e coprirà le aree a grande assorbenza che potrebbero apparire. Al solito, aspettate 24 ore prima della seconda applicazione. Infine, aspettate 7 giorni prima di dipingere o applicare qualunque tipo di finitura. Applicare Evercem DPS su lastre o pavimenti. Più o meno la stessa tecnica è utilizzata per applicare Evercem DPS PAV su pavimenti e superfici orizzontali. È molto importante assicurarsi che il pavimento sia stato ben spazzato e pulito da polvere, oli di lavorazione, grassi e altri elementi di contaminazione. Bagnate la superficie, poi spruzzate in modo ordinato il prodotto sul pavimento. Il pavimento dovrebbe dare un effetto specchio se correttamente coperto. Non permettete ristagni di prodotto, perché sarebbe un vero spreco. Non dimenticate di ripassare sulle aree ad alto assorbimento. Aspettate 24 ore prima di passare alla seconda applicazione. Se doveste trovare delle aree biancastre di accumulo di DPS PAV, bisognerà raschiarle via prima della seconda applicazione. Il vostro pavimento sarà pronto per la pittura o altra finitura dopo 7 giorni. Evercem Top Seal è un idrorepellente non tossico a base d'acqua che lascia una finitura chiara e naturale. È adatto a una grande varietà di superfici, inclusi calcestruzzo, lastre di pavimentazione, pietra naturale e legno. È necessaria una sola passata,
e una volta applicato Top Seal aumenta lo scivolamento dell'acqua, riduce l'assorbimento dell'acqua e la formazione di efflorescenze. Poiché Top Seal non è tossico, può essere spruzzato vicino alle piante senza danni per le stesse. Top Seal riduce anche la formazione di alghe e muffe, è resistente ai raggi UV e le aree trattate possono essere lavate con acqua senza paura di macchiarle. Ogni superficie trattata con Top Seal deve essere asciutta e pulita. L'applicazione di Top Seal è simile a quella del DPS. Agitate sempre prima dell'uso e non dimenticate di ripassare sulle aree di rapido assorbimento. Prima di applicare Top Seal, testatelo su una piccola area, poiché potrebbe produrre un cambiamento all'aspetto della pietra o del calcestruzzo. Evercem Top Seal lavora molto bene come finitura sul calcestruzzo già trattato con Evercem DPS. Evercem Everwood è un trattamento non tossico a base d'acqua per il legno. Everwood estende la durata della maggior parte delle strutture in legno, preservandole e indurendole. Everwood migliora la durata della superficie del legno e lo protegge da abrasioni, funghi, muffe e danni provocati da insetti. Everwood agisce come un primer, permettendo una migliore adesione a vernici, coloranti e mastici. Aiuta inoltre il legno a mantenere più a lungo la sua colorazione. Prima di applicare Everwood è importante testarlo su una piccola zona, poiché potrebbe provocare alterazioni sulla superficie del legno. Per assicurare una perfetta copertura, Everwood si applica con un pennello. È necessaria una sola passata. La tecnica dell'applicazione è importante e la pennellata dovrebbe sempre seguire la naturale finitura del legno. Infine, aspettate 7 giorni prima di dipingere o applicare altre finiture. Evercem. Soluzioni per il calcestruzzo che resistono al passare del tempo. Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.tecnovagroup.it per ulteriori informazioni o per contattare il nostro staff info@tecnovagroup.it.